Allora, siamo qui con una delle ragazze che questa mattina è rimasta ferita dall'uscita di un furgone dal centro agroalimentare di Torino durante lo sciopero dei facchini. Ci racconti un po' come mai ti trovavi lì e che cosa è successo durante l'incidente che ti ha coinvolta? Allora, io mi trovavo lì da più o meno questa mattina alle 8. Sono andata dopo gli avvenimenti di questa notte, ero a conoscenza dello sciopero che stavano svolgendo i facchini appunto ai mercati generali. E in seguito agli avvenimenti di questa notte, quindi alle cariche da parte della polizia, ho deciso questa mattina di raggiungere lo sciopero e portare la mia solidarietà ai facchini. Nel momento in cui era comunque la situazione non era, cioè era abbastanza tranquilla, ad un certo momento uno dei conducenti dei furgoni che erano bloccati all'interno del CAT ha evidentemente deciso di uscire e ha sfondato il blocco, prima andando contro la cellula che sbarrava i cancelli e poi investendo alcuni dei manifestanti qui sottosalita. Tu hai capito chi era questa persona che vi ha investito? Ma mi è stato detto che era padroncino che lavora per qualche cooperativa dei mercati, però non ho avuto ulteriori notizie. E cosa ti hanno refertato quando poi sei andata in ospedale? Mi hanno dato nel momento 5 giorni di prognosi e ho fatto radiografie, diciamo, tutta la parte destra, un po' di cerotto la testa e varie ammaccature lungo tutta la gamba e sul fianco. Va bene, grazie.